non sempre va fatto necessariamente, obbligatoriamente. In questo caso mi sembrava necessario farlo, quindi benvengano. Le primarie, se diciamo, avvertite con lo stimolo giusto da parte dei contendenti, sono uno strumento eccezionale per il partito. Perché? Perché una volta che noi mettiamo in campo, come stiamo mettendo in campo in questi giorni, migliaia di contatti a livello provinciale, non solo all'interno del partito ma anche fuori dal partito, noi creiamo le condizioni per stare a fare già una campagna elettorale. Insomma, io ho visto i manifesti della Chiara Cappelletti, no? Che ha battuto, e sono contento di questo, Rossoni con la propaganda elettorale, spendendo dei soldi, andando su degli spazi dove ci sono io. Noi stiamo facendo un percorso di questo tipo con un sistema molto più democratico, attenzione. Noi siamo 2500 iscritti in provincia di Cremona circa, no? Abbiamo confermato Reversi ieri sera, le ultime primarie abbiamo portato 14.000 elettori ai seggi, le precedenti 16.000. Immaginate se noi riuscissimo a fare altrettanto, molto difficile perché non abbiamo il supporto mediatico, no? Prima tutti sapevano che c'erano le primarie, adesso il passaparola, il fare, il brigare. Se noi portiamo 10.000, 12.000, 16.000 elettori a votare, voi immaginate dove partiamo noi con la campagna elettorale da lunedì. Cioè i due candidati che usciranno, chiunque sia, no? Che siano, avranno un vantaggio notevolissimo. Per cui se noi poi facciamo, come si fa in America, certo, storie diverse, facciamo squadra, no? Come dobbiamo fare, lo faremo, io sono sicuro, no, no, io sono sicuro di me, ma sono sicuro anche degli altri, e noi siamo avanti rispetto agli altri schieramenti. Perché ho accettato? Perché ho accettato? Perché mi sono candidato? Tre questioni velocissime. Intanto non dico niente di strano, a me sarebbe piaciuto poter puntare sul ruolo di sindaco, di candidato a Crema, non dico niente di strano, però giustamente il candidato a Crema lo sceglieremo, lo sceglierà la città in momenti opportuni. E poi abbiamo anche un'altra buona candidata qui vicino a me che sta facendo bene come capogruppo, anzi. Quando lei è stata candidata come vice sindaco di Risari, probabilmente potevamo candidare lei come sindaco, forse avremmo vinto le elezioni. Però, al di là di questo, io sono convinto. Poi non c'è la controprova, quindi poi... Tanto non mi costa niente di nulla. No, scusa. Volevo dire, ho perso il filo. Tre cose. La prima era questa, dico io. Però l'esperienza di questi anni, ho cominciato giovanissimo a fare il sindaco del mio paese, poi assessore a Crema, vicepresidente della provincia, mi sembra quasi naturale, diciamo, mettermi in gioco. Mi metto con lo spirito giusto, voglio dare una mano, il servizio, certo, l'ambizione personale, ma anche l'ambizione di fare bene insieme a una squadra, a un partito. Allora dico, forse potrei fare bene in Regione Lombardia. La mia esperienza di questi anni potrebbe far bene in Regione Lombardia per tutte quelle relazioni che sono riuscito a mettere in campo in questi anni. E probabilmente io potrei essere, certo, dice Giancarlo, lo potrò essere anch'io, ma io penso di essere un buon ponte tra il territorio e la regione, cosa che non è stata fatta in questi anni, a mio modo di vedere. Noi non siamo mai stati così deboli in questi 5 anni come territorio, come da quando Rossoni è vicepresidente, vicegovernatore di Regione Lombardia. Allora, io potrei essere un buon ponte. Le cose, mi insegna Salini, si riescono a ottenere a livello di infrastrutture, di servizi efficienti, no? Grandi progetti, la navigazione, no? Se la Regione ci dà una mano, se attraverso lo strumento del mettersi insieme fatto per lo sviluppo o qualsiasi altro strumento di concertazione, poi la Regione però ci riconosce questo sforzo. Allora da là si può fare tanto, lo so, ne ha fatto pochissimo, nonostante non sia solo stato consigliere regionale. Quindi secondo il ponte. La terza, una sfida. A me piacerebbe mettermi in campo, anche perché sono cremasco come Rossoni, e sfidare Rossoni. Noi abbiamo una competizione tra Penati e Formigoni, ma abbiamo anche una competizione sul territorio. Allora, a me piacerebbe essere il competitore di Rossoni e fargliela pagare in termini naturalmente buoni, cioè metterlo sotto, costringerlo a misurarsi sui progetti che secondo me non ha avuto, non ha, e allora a me piacerebbe questa sfida nei confronti di Rossoni.
Questa è la terza cosa, e poi finisco perché 5 minuti, ma faccio insieme 5 minuti. La regione Lombardia è la regione più inquinata, guarda, guarda come, è la regione più inquinata d'Italia, forse anche d'Europa. Ci sarà un motivo, no? Vuol dire politiche messe in campo da Formigoni per 15 anni, da Rossoni per 20, ma non mi vengono adesso a dire facciamo tutto oggi, no, dovevate farlo prima e forse oggi non c'era bisogno di affrettarsi a fare le scelte che si stanno facendo. Ecco. Per tutti questi motivi io credo di essere un buon candidato, quindi fate voi, grazie.